Buongiorno a tutti, buon lunedì, buon inizio settimana e spero che state facendo un buon pranzo. Per chi l'ha fatto, buona digestione. Ed è un po' che non ci sentiamo e diciamo che mi è venuto in mente, diciamo nel cuore, di parlare della pratica quotidiana che solitamente dovrebbe fare qualcuno che si reputa un camminatore, un viandante che va verso la conoscenza. È chiaro che io parlerò di una pratica generale che possa dare a chiunque, senza dogmi, la possibilità di approfondire, sempre di più. Premetto che per fare questo che io dico è importante innanzitutto preparare un piccolo posto dove potete essere tranquilli e non disturbati. Quando create questo piccolo posto, è importante che sia solo vostro, è importante che non ci sia gente che va e viene o gente che lo manipoli, perché la continuità della tecnica, della pratica e di stare direttamente in questo posto portano, cioè l'essere umano a rilasciare dei rivoli sottili della propria anima in maniera che si vada a magnetizzare il posto stesso. Noterete che nel tempo, non ci vuole molto, se siete abbastanza costanti, ci vorrà qualche settimana, un mese, cioè noterete che quando andrete nel posto da voi scelto per la pratica quotidiana, sarà quasi automatico per voi rimanere nella tranquillità e nel silenzio della mente e del cuore. Sì, magari ci sarà ancora un po' di movimento mentale dovuto a ciò che si è vissuto poco fa, cioè poc'anzi, poco prima, ma l'energia magnetica del posto che assorbe le vostre vibrazioni spirituali farà il resto. È il grande segreto di avere un posto di pratica. Solitamente tutto ciò è visto in maniera molto materiale, cioè si pensa solamente a non essere disturbati per non dare spiegazioni, oppure si pensa che questo posto deve essere in questa maniera perché lo dice la tradizione o per altro, mentre invece questo posto serve proprio tecnicamente ad essere magnetizzato dalla parola che eventualmente userete, dalle azioni che userete. Il secondo consiglio per fare la pratica quotidiana è una rigorosissima pulizia del corpo fisico, usando anche del sale grosso nel bagno, se si usa il bagno, oppure strofinandolo un po' sulla pelle finché non diventi rossa, se si usa la doccia. Bisogna quindi in ogni caso riuscire a usare questo. Si può anche sciogliere che ne so, in una tot litri di acqua che si possano scegliere del sale grosso, magari che ne so, in 10 litri di acqua, 1 chilogrammo, e si può usare questa miscela per lavarsi. Quindi prima ci si fa la prima passata, la prima doccia, un po', insomma, senza usare saponi, poi si usa quest'acqua, la ci si versa addosso, la si fa stare in maniera come acqua quasi di mare, no? La fa stare addosso in modo che si possa depositare questo sale grosso,
E poi ci si rilava nuovamente non usando assolutamente lozioni da corpo o cose varie, sono assolutamente proibite a meno che non ve lo fate voi da soli, a meno che non siete capaci a farvi i saponi, le lozioni. Una lozione per il corpo molto utile a livello spagirico è per 2 litri di acqua, oppure diciamo per 1 litro, se di acqua diventa troppo, si prende 2 litri di acqua, si mette in quest'acqua il 10% di olio di mandorle dolci, non ha importanza che all'inizio non si emulsionerà, lo farà dopo. Si mette 1 chilo di sale. In questo quello che rimane sarà gettato fuori dall'acqua, quindi poi si prenderà l'acqua. Dopo si mettono almeno i petali di rosa pestati di almeno 3 rose rosse. Poi si mette una manciata di chiodi di garofano, una manciatina, se volete anche in polvere, una stecchetta di cannella. E si va a mettere anche dell'eufrasia, l'erba eufrasia, diciamo in 1 litro 3 cucchiai secchi vanno bene. Si gira molto, si fa con un cucchiaio o qualcosa, si lascia depositare il tutto per una mezz'oretta, lo si gira ancora 2 o 3 volte così, poi si lascia tutta la notte. Questa cosa si può usare tranquillamente mettendone addosso ogni volta che si vuole per sostituire le classiche lozioni, no? Cioè, se non vi piace, no, ma era una cosa che veniva usata per proprio andare a generare pulizia magnetica. Quindi noi abbiamo questo posto, poi la prima cosa è il bagno o la doccia, più semplice, ripeto, usando il sale. La terza cosa da fare dopo questo è mettersi un vestito o un qualcosa che sia solo per quella cosa che facciamo. E quindi ecco che possiamo mettere una camicia, possiamo mettere una cosa che dobbiamo però comprare nuova ed esclusivamente per quello. Non usate oggetti di qualsiasi genere che possano essere stati usati per altro. Se in questo posto, questo angolino che voi potete scegliere di casa vostra o di qualsiasi, che ne so, insomma, in cantina, che sia, in parte che sia pulito, soffitto, a casa, non metteteci nulla che avete già usato nella vita. Quindi, cioè, anche se è vuoto all'inizio, basta una candela nuova, bastano dei bastoncini d'incenso, basta una tovaglietta bianca, pulita, però comprata appositamente per questo. Comprate tutto nuovo, i fiammiferi per la candela, le candele per dare rilassamento. Il portacandele, la tovagliettina la potete comprare, c'è nuova, quindi una camicia nuova di qualsiasi colore, non interessa, però è consigliabile un colore molto rilassante, il bianco, il nero, cioè, non usiamo rossi, verdi, gialli, perché non portano quello che attualmente noi dobbiamo fare. Quindi avere questa cosa addosso. Cioè, in pratica entriamo nell'idea di finalmente essere diversi. La quarta cosa da fare per questa cosa è avere una brocca di acqua o un catino di acqua fresca, pulita. Se per caso prendete l'acqua dal rubinetto, vi conviene purificarla. Per andarla a purificare, metteteci sempre per 1 litro di acqua un cucchiaio di eufrasia, un cucchiaio di issopo, una stecchettina piccola di cannella.
lasciateli là a bagno, non dovete fare nulla, lasciateli a bagno, poi filtrate quell'acqua, oltre ad essere molto salutare, molto buona, è un'acqua purificata e va, mettendo queste cose, a contrastare il cloro eccessivo ed altro che possa essere. Se avete acqua di sorgente o acqua, ancora meglio, di cielo, purificata anche quella, però ok, usate quella. Non usate acqua di bottiglia, di plastica, perché ci sono sempre di solito rilasciate delle particelle di plastica e non vanno bene. L'acqua, anche se in bottiglia di vetro, deve essere fatta ossigenare. Quindi la mettete fuori e la fate muovere un pochino con un cucchiaio, la muoverete in modo che possa riprendere ossigeno. Altra cosa da fare, dovreste preparare da prendere direttamente nel posto in cui siete, un infuso di rosa canina. Prendete della rosa canina, ne basta per un mezzo litro, 2 cucchiai di rosa canina secca, si fanno bollire per almeno 3 minuti, quindi da quando comincia a bollire la si tengono 3 minuti, poi si spegne, si lascia coperto con un panno, in modo che possa trasudare, non un coperchio di metallo che rimanda giù nuovamente le cose che devono essere gettate su, quindi un panno che si inumidisce, ok? E questa qui dovrebbe essere una bevanda da prendere prima di quando noi andiamo a sederci. Vediamo di fare questa cosa durante la giornata, poi c'è cosa accade. E quindi, se non ci piace il sapore, possiamo mettere tranquillamente un cucchiaino di miele. Non usate zuccheri, un cucchiaino di miele, non usate dolcificanti, fate cose sempre molto, cioè molto semplici. Se volete essere ancora più precisi e più decisi, vi consiglio di fare, prima di cominciare questa nuova idea di se stessi, un digiuno almeno di un giorno, specialmente durante il giorno migliore, potete farlo sempre, ma il giorno migliore è la luna nuova, quindi un digiuno in luna nuova. Di giorno, dalla mattina, bevete soltanto caffè oppure un tè, lasciate stare il latte, e durante il giorno non mangiate nulla, e ammesso soltanto acqua e due o tre tazzine ancora di caffè o di tè. Mangerete la sera in maniera molto leggera dopo il tramonto del sole. Quindi questo qui vi va a rinnovare. Vi consiglio anche di prendere un qualcosa di molto naturale che vi possa purgare. Una cosa molto buona, molto antica, molto naturale, è prendere delle prugne secche. Quelli che si comprano, possibilmente se sono, cioè, biologiche, si toglie il nocciolo, invece cioè il nocciolo si pestano, e quando si pestano si aggiunge un pizzico di cannella in polvere, un pizzico di noce moscata, un pizzico di chiodi di garofano, proprio un pizzico, proprio un pizzichino. Poi si mette 2-3 granelli piccolissimi di sale grosso. Si pesta ancora, si pesta e si mangia. Questo è un purificante, è un proprio purificante dell'intestino molto forte, a meno che non siete abituati con altri. Dovreste fare questo almeno una volta alla settimana, perché la maggior parte dei pensieri che vi vengono nella mente, che vengono da fuori, come abbiamo avuto modo di capire, sono attratti, prendono collante da ciò che si mangia, perché ciò che si mangia, in virtù dell'analogia con altri elementi, proprio di pensiero, energie e cose varie, richiamano il simile, no? Se mangiamo, come oggi, elementi che non sono poi, no? Il massimo della pulizia interiore, richiameremo di conseguenza questo. Quindi questa qui è la base iniziale. Dovremmo riuscire a chiamarci anche con un altro nome. Pensate a un nome vostro,
Staccatevi un po' dalla vostra umanità, dalla vostra vita normale. Se vi chiamate Giovanni, se vi chiamate Francesca, Francesco, Riccardo, eccetera, eccetera, cambiate il nome. Che nome vi sarebbe piaciuto? Magari il nome, tra l'altro, che vi è stato dato, magari non vi piace. Che nome vi sarebbe piaciuto? Possibilmente un nome che però vi possa ispirare, un nome che abbia un significato interiore molto potente per voi, che quando lo ripetete dentro di voi si accenda qualcosa, ci vi porti a percepire qualcosa di interiore molto profondo. È molto importante questo perché psicologicamente va a colpire quello che pensate di essere tutti i giorni, che siete inscatolati nel fare tutte le cose di tutti i giorni, per giungere a una coscienza di voi differente e superiore. Io vi consiglio poi nel vostro piccolo, nella vostra piccola zona, cose varie, di mettere tutto nuovo, di mettere, può esserci un'immagine di un santo che vi attira, di un dio, di un'energia, un albero, una montagna sacra, l'universo. Che ne so, per esempio, ho un amico anche allievo che si è comprato una di quelle piccole, un accessorio che, attaccato alla corrente elettrica, fa scendere l'acqua e sembra sempre che c'è questo rumore di acqua reale, no? E quindi per avere questa idea, ci va bene, l'ha comprato uno, poi ha messo delle immagini di boschi, sottoboschi, lui ama queste cose, ha messo poi delle immagini fotografate reali di esseri sottili che erano nei boschi, quindi c'è benevoli, cose varie, ci sono altri che mettono un santo indiano, un altro mettono un santo nostro, un altro può mettere un dio egizio, uno mette un... Seguite il vostro interiore, non per glorificarlo, per elevare un pochino la mente, staccandola dalle cose materiali. Se non ne avete bisogno, fate come altri che non c'hanno niente. C'è il muro puro, c'è pulizia, di qui ci sono le candele, ci sono, c'è l'incenso. Candele e incenso servono per elevare l'interiorizzazione, però ci sono persone che conosco, ripeto, che ho conosciuto, che hanno invece delle luci anche a LED colorate, hanno accendono la luce, che ne so, chiara, luce azzurra, cioè in pratica creano un posto che in cui stanno bene, con sensazioni di corpo, con vestito, con visioni, con udito, con odorato, si possono mettere, e vi consiglio di mettere anche qualcosa tipo un po' di frutta da poter gustare, qualche acino d'uva, qualcosa sempre pronto lì che possa essere. Anche dei semi vanno bene, oppure delle noci sgusciate, delle mandorle sgusciate, cose varie, che non siano però salate, che siano più naturali possibili, o frutta in ogni caso. Questo serve perché quando noi durante il giorno che vogliamo avvicinarci a questo posto, io vi consiglio di avvicinarvi almeno 10 minuti prima di andare al lavoro. Quindi se vi alzate alle 6 per essere al lavoro o alle 8, vi consiglio di considerare 10 minuti, una volta che vi siete fatti la vostra doccia, vi siete lavati, di avvicinarvi al posto, accendere una candela, accendere dell'incenso o le luci che volete e fare un saluto a se stessi. Eh sì, a se stessi, non a qualche essere, qualche dio, qualcosa vale, ma direttamente a se stessi. Come? Solitamente si usa una frase molto semplice. Ci si siede e si dice: ti saluto, anima che ti sei appena risvegliata in questa illusione mondana e che ti appresti a vivere questa giornata nella notte dello spirito. Questa di solito era la formula antica, ma si sta rivolgendo alla propria anima. Poi si dice il nome
proprio, per esempio, ti saluto, tu che sei conosciuto come Riccardo Villanova, per esempio io, ti saluto e dite il nome che avete scelto. Il nome. Non dico nomi per non essere per non influenzarvi, dice, ah, ecco, lui ha detto quello, dico, no, dovete sentirlo voi. Allora, ti saluto e dite il nome nuovo. Sentite l'energia del nome nuovo, percepite, eventualmente ripetetelo, 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 finché non sentite un'energia nuova in voi corrispondente a quel nome, vi sentite spinti, uniti, vi sentite più oppure un pochino entusiasti o più caldi, no? E allora lì siete giunti a entrare in questo nuovo modo di essere. Fatto questo, basta, potete spegnere la candela, lasciate l'incenso tranquillamente, proprio questi 10 minuti, però servono per dare la nota della giornata. Poi se uno vuol fare di più, farà di più con altre cose. La cosa da fare è non prendete la cosa di Rosa Canina, la prenderete la sera, e poi uscire, essendo se possibile tranquilli e distaccati dentro se stessi, cioè non è importante apparire all'esterno distaccati, far vedere, ostentare il distacco interiore, il dominio. All'interno dovete essere calmi. Una tecnica molto buona che nella scienza monia viene consigliata è la custodia dello sguardo e dell'udito. Cioè, mentre uscite, non state a guardare a destra, a sinistra, di qua, vedete là, o a stare troppa attenzione a udire a destra e a sinistra. Avete fatto appena un piccolo rituale di autorichiamo e alla propria anima, no? Quindi tenete gli occhi leggermente, c'è di fronte a voi, per stare attenti chiaramente dove andate, ma non date attenzione a nessuno, cioè camminate un pochino, mi viene in mente, come quelle ragazze che delle volte passano, no? E guardano nel vuoto, sono attente dove cammino e ci sono magari delle persone, degli uomini che li guardano, e la ragazza passa, non guarda nessuno, non dà, però sta vedendo, ecco. Fate la stessa cosa, cioè imparate da loro, imparate. Cioè, non date attenzione a nulla, state attenti soltanto a non cadere, a non andare sotto la macchina, ma non date attenzione alle insegne, non guardate le vetrine, almeno per questa cosa. Poi magari potete uscire la sera per andare a vedere le vetrine se dovete fare qualcosa. Mentre camminate, e anche con l'udito, e la cosa da fare è avere una presenza del proprio corpo, cioè dovete, mentre siete lì senza dare un'eccessiva attenzione con gli occhi e con le orecchie, sentite il vostro corpo, percepitelo, percepite il corpo, sentite la presenza del vostro corpo, rendetevi conto che siete in un corpo. Solitamente, vabbè, ma io mi rendo conto. No, perché si è troppo distratti all'esterno, l'attenzione va molto fuori, non ci si rende neanche conto di avere un corpo. Pensate, dobbiamo avere una martellata per renderci conto, oppure sentiamo freddo o caldo o ci graffiano, eccetera, eccetera. Quindi, però tentate di essere un più prendete coscienza del corpo. Questo lo so che è molto difficile, difatti quello che si deve fare è giungere a fare questo a pezzetti, cioè una tecnica molto utile che ho consigliato e che consiglio anche a voi, così liberamente, è quello di impostare adesso, e noi lo facevamo con le svegliette, quando eravamo svegliette così piccole, con le batterie. Ci sentiva, diceva che sono pazzi, però vabbè, era la pratica. Però voi potete farlo col cellulare, potete mettere in pratica che ogni mezz'ora, ogni ora, o secondo vostra scelta, suona e voi vi ricordate, oppure addirittura potete mettere una piccola registrazione che si attiva e che dice ricordati di te stesso, ricordati di te stesso, oppure din 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 din, e tu ti ricordi. Bene. Questo qui durante il giorno, fatto una volta all'ora, una volta ogni 2 ore, è utile perché ci porta a rendersi conto del proprio corpo, della propria mente. Bene, insieme a questa cosa bisognerebbe essere
anche con l'attenzione della presenza al divino. Ora è facile dire Dio è ovunque, vede ogni cosa, guarda ogni cosa. Questione di crederci. Io non vi dico sì o no perché non voglio influenzarvi, però vi dico: avete un corpo, respirate, siete nella natura, è qualcosa di meraviglioso. Osservate la natura, la bellezza. Un vero alchimista guarda la natura e dice: caspita, che bella. Allora, vedete lì Dio, cioè questa energia infinita che voi, di cui voi fate parte. Non potrebbe, pensate che non sarebbe possibile per l'universo esistere senza la vostra presenza. È come un puzzle di milioni di pezzi, però ne manca uno, se non foste voi. E questo mancare, questo uno, non lo rende completo. È fastidioso, non potrebbe esistere. Cioè, un puzzle, se manca un pezzo, lo butti, non lo usi, non ti viene neanche di. Non so, io penso che tutti mi capirete. Se io vi do un puzzle, dico sì, ragazzi, però vi manca un pezzo, a me non mi viene di metterlo insieme perché non. Ecco, stessa cosa anche voi. Quindi rendetevi conto della vostra importanza, rendetevi conto di quanto siete importanti, sentite la presenza del divino intorno a voi, sentite la presenza del divino nell'aria, osservate gli uccelli, se ci sono degli animali, se ci sono piante, respirate, sentite la temperatura, guardate il cielo, le nuvole o se sera le stelle, se c'è la luna, se c'è il sole. Sentite la presenza, voi siete immersi in questo, sentite che siete su una, siete su una, sulla terra, siete immersi in questa realtà che sicuramente, perché nulla esiste senza guida, è guidata da qualcuno. Chiamatela idea di natura, chiamatela Gaia, chiamatela Dio, chiamatela con qualsiasi nome, chiamatela con Diana, chiamatela Artemide, chiamatela Odino. Non mi interessa, mi interessa, cioè, ognuno ha la sua profondità. Gesù Cristo, Spirito Santo, non ha importanza. L'importanza è capire che si è in mezzo a questo. Però rendete, cioè, queste cose. Che siano un pochino calde, che siano un pochino. Non siate troppo freddi mentalmente, cioè dovreste riuscire a gustarne un po' l'emozione, il sentimento di questo, perché altrimenti vi spegnerete. Ve lo sto dicendo già, se voi farete queste tecniche, queste piccole cose, senza metterci un pochino di calore, no, andrete avanti per un po' e poi cesserete perché non si può essere solo mentali. Le ali sono due, sia per gli aerei che per gli uccelli, no? Un'ala è c'è la mente, come leggevo qui, l'osservatore, ma l'altra ala è il cuore. Quindi senza cuore non si va da nessuna parte, senza mente il cuore non va da nessuna parte. Il cuore senza la direzione della mente si perde, la mente senza l'illuminante energia del cuore diventa secca e quindi come un arido deserto. Quindi usate tutte e due le cose, perché non è possibile, di qui stanno arrivando messaggi, non è possibile che possa essere diversamente. Quindi questo durante la giornata. Io vi consiglio anche di fare la cosiddetta conosciuta da tutti, adorazione, si dice adorazione al sole, ma è sbagliato perché il sole, come la vedo io, è proprio quello che vi tiene qui, come sempre ho detto. Diciamo adorazione alle quattro fasi della vita, ai quattro elementi, alle quattro stazioni della giornata. E quindi questo si può fare tranquillamente appena ci si alza e si può
si può soffermare prima di andare nel nostro posto e ringraziare in pratica la vita che ci ha risvegliato. A mezzogiorno ringraziare fermandosi per un minuto la vita che ci sta portando, c'è cioè, al mezzo della giornata. Al tramonto ringraziare la vita che sta andando a spegnersi, a riposarsi. A mezzanotte o prima di andare a letto ringraziare la possibilità di tornare nel sottile dormendo. Perché tutti pensano, cioè prendiamo per scontato il dormire, mentre nel dormire c'è la massima, c'è il massimo mistero che possa essere trovato dagli esseri umani. Vabbè, sopprasseguiamo un po'. Quindi durante il pomeriggio io vi consiglio di prendere un profumo. Quindi durante il pomeriggio, con queste piccole tecniche, prendete un profumo che vi possa dare l'idea del sacro. Un profumo a base di incenso, un profumo a base di mirra o se per voi la rosa damascena è profonda. Potete trovare molto di questo nel mio primo libro di Enoch. Ci sono molti, molti profumi, ci sono molte cose, ci sono tutte queste cose con i significati, no? Quindi potete andare a prendere quello e usatelo, cioè spruzzatene poco poco, magari in un pezzettino di carta o non dico sul corpo, vedremo e sentitene l'aroma. E entrate in quello stato di, sapete, è bello, no? Quando si sente un profumo di incenso o qualcosa che ci richiama a qualcosa di molto profondo. Quindi fate questo, fatelo spesso, perché serve a richiamare sempre l'interiorità. Quindi vedete che tra questo, l'azione che potete fare di ricordare voi stessi, l'azione di percepire il divino, perché siamo in mezzo al divino. Il ringraziamento che fate alla vostra vita che vi sta dando la possibilità di esistere, bene, vi porta a una concentrazione dell'anima, a un essere un pochino più chiuso. Custodite lo sguardo quando è possibile, custodite l'udito quando è possibile. L'udito va a collegarsi direttamente alla curiosità. Lo sguardo, perché uno ascolta, lo sguardo va a collegarsi alla ricerca. Quindi noi tentiamo di non cercare niente in quel momento, possiamo farlo 3 volte alla settimana, 2 volte alla settimana. Se non ci riuscite, fatelo soltanto la domenica, fatelo. Però è chiaro che più ci si mette in moto, più le cose funzionano. Poi, questa è la pratica semplice. Quando si torna a casa. Non è importante farsi una doccia subito se a meno che non si è sudato molto. L'importante è riuscire a lavarsi almeno piedi, organi genitali, mani e la faccia. Se non si riesce con i piedi, almeno organi genitali, mani e faccia. Quindi questo è importante perché sono i punti magnetici più importanti che abbiamo nel corpo, la testa, le mani, gli organi genitali e i piedi. No? Che sono uno sono a connessione con il magnetismo terrestre, la testa è a connessione con il magnetismo spaziale, stellare, le mani sono quelle che fanno in azione, quindi sono in connessione con la parte mediana del mondo, gli organi genitali sono la base, diciamo, il serbatoio del nostro carburante e quando incrociano persone, di sesso opposto o di se uno ha un orientamento diverso del proprio sesso, ma e quindi c'è un richiamo, e lì anche se non ci si accorge, c'è un contatto particolare magnetico che c'è, quindi ci conviene andare a lavare, non perché non va bene, ma perché noi stiamo tentando di entrare in quella particolare capacità di silenzio che ci possa far percepire il nostro nome. Cioè, il nostro nome è attualmente visto come qualcosa di molto lontano, di differente, di alieno a noi, no? E dice, mamma mia, ma in realtà in futuro, se noi ci avviciniamo sempre più a questo vivere più raccolto, più con noi stessi, noi cominciamo a percepire dentro una calma, un silenzio, una tranquillità che ci porta a
entrare in contatto con questa forma luminosa nostra stessa, ma superiore, chiamata il nome, e fino a giungerci a riconoscerci in esso ed essere a sposarsi, no? Come diceva Christian Rosenkreuz, a sposarci con le nozze mistiche con esso. Io vi consiglio anche se per chi ha la tendenza di usare una frase o delle parole che possano eventualmente fermare la mente o aiutarla a fermarla. Può essere, che ne so, fermati, oppure fai silenzio, oppure stai zitta, oppure può essere una frase più mistica. Dipende dalle vostre tendenze. Io, come vedete, non vi do nulla che possa essere legato a qualche tradizione, perché come fa parte dell'ordine ammonio, della scienza ammonia, si lascia libera la persona di scegliere il suo percorso, le sue parole, le sue cose sotto lo sguardo dell'insegnante, che eventualmente, se proprio sta sbagliando, gli dice no, guarda che qui, e gli mostra perché. Quindi siate liberi. C'è gente che ama delle frasi dalla Bibbia, c'è gente che ama frasi dalla Bhagavad Gita, c'è gente che ama frasi dal Nuovo Testamento, sempre dalla Bibbia, proprio dico vecchio e nuovo, c'è gente che invece che ama delle frasi di libri che l'hanno ispirato particolarmente, e poesie per esempio e cose varie. Io però vi consiglio che non siano frasi che richiamino la vostra eccessiva umanità. Deve essere il tutto separato da chi siete voi normalmente, cioè, o almeno quello che pensate. Dovete capire che quando la gente pensa a voi con quel nome, quella cultura che avete, quello che fate, dove abitate, di cosa occupate, vi occupate e di come vi ha inscatolati nella mente, ah sì, Giovanni, ah ma lui è così, sì, e assommando pensiero su pensiero come una pietra che vi schiaccia e vi tiene bloccati in quella personalità da cui voi dovreste o vorreste scappare. Molto spesso mi viene detto, Madonna, non riesco, anche se faccio le pratiche, a uscire fuori da quello che sono. Per forza, non è colpa tua. Siccome i pensieri vengono dall'esterno, si impongono continuamente dicendoti sei questo, 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 e tu ti convinci che sei quello e non riesci a uscirne. Quindi è colpa degli altri questa cosa, c'è dell'energia emanata dalle persone che vi conoscono. Tant'è vero che gli antichi se ne andavano nel deserto, oppure facevano finta che erano dispersi o che erano morti, no? Se ne andava, in modo che i pensieri degli altri non potessero raggiungerli. Di solito non per niente si praticava e si pratica per gli alchimisti seri o chi si occupa della magia trascendentale, trasmutatoria o di yoga, si opera di notte, perché i pensieri di tutta la gente che vi conosce, ma anche dell'apparato direi che c'è in giro, si calmano, un po' come se le radio andassero un pochino a rilassarsi. Questo qui, quindi, in maniera generale. Poi, se voi, quando tornate, appunto, volete fare qualcosa di più completo, io vi consiglio di fare una piccola preghiera direttamente al vostro nome o a ciò che sentite come l'immagine, la figura divina, quello che sia che vi ispira. Preghiera non di richiesta, però. Cioè, noi che siamo in Occidente, quando parliamo di preghiera, subito pensiamo, oh Cristo, oh Gesù, oh Madonna, oh Santo Tizio, oh nome, dammi questo. No, non parlo di questo. Pregare significa riuscire ad accendere il cuore. Quindi pregare è anche dire soltanto, oh Signore, aiutami. Oppure, o mio nome, aiutami, oppure, o tu, che ne so, intelligenza numica, rivolgendosi a qualcuno che già è nume, un grande santo, un grande maestro, una grande deità, non all'abiglino, quelle vere, voglio dire, quelle vere, quelle che poi sono stati nell'opera di classificazione molto materiale, sono stati fatti diventare materiali, prendendone il nome per coprirsi, come ho detto io, ma quelle vere, quindi queste che sono energie divine eterne,
Se io dico Angelo Michele e Arcangelo Michele, io sto parlando dell'energia divina del Sole. Se dico per coloro che usano questa terminologia, se dico Arcangelo Gabriele, sto parlando di un'energia molto, molto materna della Luna. Se dico, che ne so, un certo santo, se dico un certo dio invece pagano, Giove, sto dicendo colui che è il padre degli uomini, che ha creato le cose, per chi vuole questo. Se dico Dino, per chi vuole questo. Sentitevi ispirati. Bene, fate una piccola preghiera, tanto per farla. Io solitamente, quando il cuore, il mio cuore arde sempre. Quindi non è quando lo devo accendere, è sempre arde, è sempre come una fornace, e quindi anzi, cioè, quindi, perché il fuoco alchemico ermetico si è acceso. Per accendere questa cosa, questo cuore, ogni tanto voi imparate ad accenderlo come con il fiammifero della preghiera, cioè, essere divino che so che io sono, ma che sono nell'ignoranza e nell'oscurità e non mi vedo. Fa che io possa vedermi come gli altri non mi vedono, ossia nella vera materia, scusate, nella vera maniera. Fa che io possa giungere dove io desidero con il mio cuore. Svelati a me, mia vera natura. Questo qui, per esempio, a se stessi. Uno pure, questo deve accendere un po', cioè deve dare un senso di calore, di un pochino di entusiasmo, un pochino di accensione, altrimenti non serve. Quindi abbiamo la capacità della mente di, no, agire e del cuore di sentire. Se noi ci vogliamo rivolgere, per esempio, a chi è cristiano, si può rivolgere, so, a Cristo, si può rivolgere alla Madonna, a quello che sia, a quello che lo sente, a Dio in generale no? Come entità di creazione. Se un alchimista di natura cristiana dirà sempre il Dio che crea tutto, oppure la grande signora, la grande dama. Se ha tendenze orientali, si può rivolgere a qualche immagine di deità orientale. Non ha importanza alla fine, anche se noi siamo occidentali, preferirei per voi, perché entrereste più in contatto qualcosa nostro di occidentale. Però, siccome c'è molta gente che mi scrive e mi dice, io seguo la via, che ne so, yoga, ok, benissimo, però ci vedete di equilibrare un pochino le cose. Questo qui di pomeriggio sera, per dare un po' di calore. È chiaro che se arricchite il vostro posto con un po' di fiori, come ho detto, con una statua, però vi consiglio anche di avere tutto nuovo, di avere un coltello a lama dritta. Un coltello non ha importanza come sia, l'importante è che abbia una lama dritta, non seghettata, e l'impugnatura che sia assolutamente isolata. Cioè, non ci devono essere, come in quei coltelli, come si chiamano, insomma, i chiovetti di ferro. Deve essere completamente isolato, di plastica, di gomma, di legno, quello che sia, se no lo isolate voi. Perché questo? Perché noterete che noterete questa piccola lama intorno a voi, taglierete molte energie veramente che vi sono rimaste attaccate durante la giornata. Entrate nel vostro posto, entrate, e prima, quando avete appena passato la porta, vi conviene girarvi verso la porta, no? Giratevi verso la porta, vedere, sentire, immaginare dei fili che sono legati verso l'esterno, quello che avete fatto, le persone che avete visto, il lavoro, i figli, i madri, tutti, e prendere questo coltello e tagliare, fare così, zac, 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 zac. Sentirete qualcosa di particolare, sentirete che c'è qualcosa che si stacca, sentirete, anche se avete delle tensioni, vanno a rilassarsi. Dopodiché chiudete la porta, siete soli, vi sentirete veramente soli nella vostra stanza, tranquilli e protetti.
Allora è utile accendere nuovamente l'incenso, accendere una candela, concentrarsi sulle proprie pratiche. Se siete alchimisti, io vi consiglio di usare, di cominciare la pratica al fornello, come vi sto insegnando. Se siete della via magica, fate il vostro rituale o quello che sentite. Se siete nella via mistica, fate la vostra preghiera. Insomma, no, se per esempio siete amanti dei tarocchi, potete prendere i tarocchi e dire, chiedere un consiglio dalla parte profonda divina, dammi un consiglio per migliorare, per esempio, prendere una carta e vedere qual è il consiglio che mi è dato dal profondo. Potete usare la divinazione, la geomanzia, potete usare queste cose, io le insegno nei corsi. Quindi, se siete interessati e volete andare a fondo oltre questo, questo potete farlo, potete rimanere a fare solo questo. Ma se desidereste andare a fondo, scrivete ad Angelica, grandeopera.alchemica@gmail.com. E vi risponderà, vi dirà queste cose, e vi insegno ciò che fa parte, vi trasmetto ciò che fa parte di questa strada per andare sempre più su. Questa è una via trasmutativa, perché nel tempo vi porta a cambiarvi. Il segreto è non perdersi durante la giornata, cioè riuscire a rimanere sempre bene o male consapevoli di questo, del nostro ci siamo, della nostra ricchezza interiore. Ancora di più oggi, con quello che sta succedendo, con l'aria di controllo e di direi nazismo economico e medico che sta spirando sul mondo e ancora di più in Europa, vi consiglio di fare questo. Perché tutto questo vi comincerà a mettere al riparo da eventuali ripercussioni. Che cosa intendo? È anche una cosa furba. Se voi fate parte della massa che ha sempre lo stesso pensiero, che ne so, quello, un pensiero che fa parte globale, quando si abbattono le cose, si abbatteranno su quel pensiero. Se voi invece cominciate a uscirne, cioè quindi sugli individui che ne sono portatori o ideatori o pensatori, perché i pensieri vengono dall'esterno, ricordatevi, se voi vi cominciate a fare questo, voi vi mettete su un'altra lunghezza d'onda e accade che non ne sarete toccati. Mi spiace dirlo per chi ne sarà toccato, ma intorno a voi vedrete gente che, ahimè, sarà colpito perché fa parte, è rimasto in quella sequenza, in quella frequenza. Voi ne siete fuori, non sarete colpiti, non soffrirete minimamente. Anzi, cosa strana, incontrerete possibilità nuove, riuscite nuove, aiuti quasi miracolosi. Tutto il segreto è uscire fuori da quel letto di fiume di vita che vi hanno disegnato e che voi pensate che sia quello e basta. Le scienze antiche, le scienze ermetiche, la scienza ammonia insegna proprio questo, a uscire fuori da questa cosa per sentire altro e quindi percepire altro. E in questa maniera non si è toccati dallo tsunami che sta per arrivare e che in ogni caso arriva. No? Voglio dire, cioè, arriva, ci colpisce lateralmente. Vabbè, ma gli altri, signori miei, ognuno ha il proprio destino. Se gli altri non sono giunti a svegliarsi o a sentire certe informazioni e continuano a vivere in una certa maniera, evidentemente è il loro destino, sicuramente è il loro destino, perché nulla è a caso nell'universo, se no crollerebbe. No? Come ben sappiamo, ogni energia universale è come se fossimo in una sfera, ha un'azione e reazione e la somma delle energie deve essere zero, altrimenti tutto crolla. Quindi, per tot azioni di uno ci sono tot azioni dell'altro. Quindi però questo è un metodo pratico di entrare dentro voi stessi, ma non solo. Una volta che siete di fronte al vostro posto, vi siete liberati, vi siete purificati, poi potete tranquillamente usare la parola che crea. Cioè, una volta che siete lì, siete calmi, siete puliti, siete rilassati, veramente siete nel vostro nuovo nome, se vogliamo, potete benissimo, dopo la preghiera, dire che cosa vi serve. L'importante è che non sia
una cosa egoistica. Intendo, come dicevo ieri a una persona, non devi chiedere dammi tot soldi, devi chiedere dammi quello che a me mi spetta per destino e che sia giusto per farmi continuare la via che ho intrapresa. Chiedendo il giusto arriva sempre. Io ho sempre chiesto il giusto, non ho mai chiesto, no, di diventare ricco, ma assolutamente, ho sempre chiesto il giusto. Ho chiesto protezione dalle persone malvagie, se me lo merito però, ho detto proteggimi al mio nome, dalle persone malvagie, sempre se io lo merito. Portami il necessario per poter sopravvivere, aiutare la mia famiglia e tutto, sempre se lo merito ed è nel mio fato. Consentimi di non pensare male mai di nessuno, consentimi di non invidiare mai nessuno, dammi l'assoluto contentamento di come sono, di quello che sono e di quello che ho. Portami pace. E io ho sempre avuto questo, in casa mia c'è sempre stata pace. Quindi questo lo potete dire, la vostra vita cambia perché uscite fuori, attenzione, qui non è solo una cosa mistica, uscite fuori da alcuni binari, è come se invece di fare Roma-Milano con il solito pendolino come fanno tutti e si schiantano contro qualcosa, voi prendete una via diversa, ci arrivate in maniera diversa. È chiaro che vi sentirete un po' distaccati dal normale modo di essere, comincerete a vedere come eravate prima, se eravate molto attaccati a certe tipologie, che ne so, in televisione o di sport, cose varie, e dovreste comprendere che più vi isolate un pochino, meglio camminate, perché purtroppo la massa magnetica vi porta con se stesso. E quindi ecco che se voi andate, io ve lo dico onestamente, sembro un nemico di queste cose, nelle palestre, nelle piscine, nelle discoteche, è un problema. Anche chi frequenta ospedali per lavoro dovrebbe fare ciò che dico sempre. Per esempio, coloro che lavorano con coloro che soffrono, coloro che lavorano nelle case di riposo, coloro che lavorano nelle cliniche, coloro che lavorano nei centri sportivi, nei centri dove c'è molto dolore, per esempio, dovrebbero fare questo sempre, una purificazione continua, perché il magnetismo è molto forte, è molto forte. E ora che venite dal mare, ora cioè, leggevo poco fa che mi hanno scritto direttamente alcune, ma mi dispiace maestro, ma purtroppo il mare, l'estate mi ha distratto. Io capisco, infatti ho detto per questo che io ho rallentato nelle cose, capisco, però poi il tempo vola, no? Cioè, io 4 anni fa dissi quello che stava per accadere ed è accaduto e sta accadendo e accadrà. E il tempo vola, eh? Non diceva, ma sono già passati 4 anni, sono passati 4 anni. Quindi fate queste cose, sono piccoli passi, poi se siete interessati sapete come fare ad andare più a fondo. Ci sono i miei libri, io ho dato tutto, però c'è bisogno che li prendiate tutti. Attenzione che a me non mi vanno a dire, eh? Cioè, quindi non è perché io quello che ho nascosto in un libro l'ho detto in un altro, quello di un altro in un altro, in modo che in questa maniera io obbligo colui che legge a farsi un bagaglio di conoscenza bello potente. È costretto. E quello che non trovi là, lo trovi là. Quello che trovi là, lo trovi là. Per esempio, molti, se avessero letto il primo libro di Enoch e il libro di magia babilonese, chiedendomi delle cose che non ci sono nel libro di magia babilonese, li trovavano tranquillamente nel primo libro di Enoch e viceversa. Tutti intercambiabili, no? Quindi fate questa cosa qua. Io l'ultima cosa che posso dirvi è una volta al mese, quando la luna è piena, a mezzogiorno, invocate l'angelo solare numico che vi liberi. Cioè, noi siamo schiavi di questa luce che è il sole. Invocate il sole che vi liberi. Non è cattiveria da parte del sole di dominare l'essere umano, è la sua natura, ma è
e quindi è spassionata perché è al di là dell'essere umano. Quindi se è stimolato da parte, no, qui sono la base dei rituali antichi, stimolato a liberare la coscienza dalla schiavitù fisica e mentale, qualcosa accade, perché è come se si accorgesse. E siccome è spassionato, siccome non è interessato alla cosa, e solamente segue una linea, questa grande intelligenza, logos solare che tiene insieme questi pianeti, la Terra e cose varie, si muove. Sembra strano, ma la bocca usata bene e il cuore usato bene, con l'intelligenza giusta, può fare miracoli, anzi fa miracoli. Prima di andare a letto la sera non mangiate troppo pesante, non mangiate cibi eccessivi, non mangiate cibi infiammanti, mangiate delle cose molto leggere, mangiate proprio leggero. Non dormite con cuscini troppo bassi, se no poi vi lamentate di fare incubi. Dovete, se volete sognare, dovete mettere un cuscino medio, quindi la testa che sia così, cioè se così è dritta, così. Allora il sangue arriva al cervello, i primi sogni saranno fisici, le cose che sono successe, i sogni verso la mattina saranno reali. Se volete fare sogni molto puliti, molto alti, dovete mettere un cuscino ancora più alto. In questa maniera il sangue terreno della giornata, magnetico, circolando, si purificherà durante la notte e arriverà al cervello più purificato. E quindi il cervello avrà la capacità di percepire cose più sottili. Se poi prima di dormire fate un'invocazione al vostro nome o un'invocazione, che ne so, a un santo protettore, può essere anche, che ne so, un'immagine, quella che sia, che per chiedere qualcosa, per aiutarvi, per chiedere un indizio, per esempio, si può benissimo tranquillamente chiedere un'immagine, un sogno, qualcosa che ci indichi cosa fare, no? C'è bisogno del cuscino alto. Vi consiglio poi, se riuscite a trovarlo, di mettere, di spruzzare un po' di profumo di giglio. Questo qui concilia veramente l'apparenza, cioè l'apparire dei mondi sottili, e questo fa parte della onirotergia che presto, nell'opera di disvelamento che sto facendo, andrò poi anche a crearci, a dare. Quindi fate precedentemente un'invocazione, eccetera, eccetera. Ricordatevi che la vostra purezza fisica e diciamo, è anche di intento, attira gli esseri che sono sulla stessa vostra lunghezza d'onda. Quindi se non siete nelle richieste molto molto, diciamo, molto alte, è chiaro che attrarrete delle energie che sono del vostro stesso livello. Quindi magari, che ne so, non dico che siete bassi, qualsiasi livello che sia. È un pochino l'esempio che faccio spesso: se tu vuoi allacciare la corrente elettrica e sei una persona normale, telefoni alla compagnia elettrica, ti risponderà l'interviente, chissà quando ti verrà dato il tuo livello. Se sei, dicevo tempo fa, Agnelli, telefoni alla compagnia elettrica e ti risponde il capo e vengono subito. Vieni a essere Agnelli? Sì, Agnelli nella pulizia, cioè nel senso pulizia di corpo, perché pulendo il corpo, sembra strano, la mano che deterge il corpo purifica l'anima. Quando vi lavate, quando vi pulite, sentite che l'acqua non solo vi sta portando via il sudore, le cose, ma vi sta portando via il magnetismo negativo e vi sta pulendo l'anima, vi sta togliendo le lacrime, vi sta togliendo la sporcizia mentale, le cattiverie. Più voi sarete non buoni, ma liberi sia del bene che del male, più salirete. La via antica Ammonia non diceva di essere buoni. Non diceva neanche di essere cattivi, cioè diceva di essere neutrali. Quanto più neutrali voi siete, quindi distaccati, voi più salite, più i sogni diventeranno veri, quello che chiedete avviene, la vita vi cambia completamente. Provatela. Questa è la pratica minima di tutti i giorni. È chiaro che se, come io parlavo ad altre persone tempo fa,
Ho chiesto quanto fate di pratica durante il mese e siamo giunti a scoprire 10 ore, 20 ore. No, 10 ore, sì, 10 ore, 20 ore massimo, così si andava, sì. Compreso, se noi calcoliamo tutte le ore che ci sono in un mese, voglio dire, che poi dedichiamo ad altro. Dedicando ad altro, noi dobbiamo capire che noi è come se avessimo, no, i piatti di una bilancia. Se questa è la pratica di 10 ore, in questa maniera, ma questa è tutto il resto, noi non riusciremo mai, perché se quest'altra cosa qui è tutto ciò che noi ci interessa al di là della pratica, noi non riusciremo mai. Questo è più pesante. Dobbiamo perlomeno riuscire ad essere equilibrati. Lo so, è difficile, ma come sempre dico, per diventare ingegnere ci vogliono anni e anni, anche medici. Per diventare immortali non serve. Quello serve di più. Non è che subito dovete fare questo, ma se già seguite queste piccole indicazioni date, piano piano, senza accorgervene, come una lotta di jiu-jitsu, voi riuscirete a entrare in quella pace, nella neutralità. La sera, prima di andare a letto, fate questo: prima di dormire, mentre siete distesi, immaginate di essere fuori all'aperto, immaginate che siete in campagna. E siete lì tranquilli e osservate, contemplate in lontananza il sole che sta sorgendo. Vedete da lontano il sole, potete essere anche il mare, montagna, dove vedete voi. Alcuni immaginano di essere fuori dalla terra e vedono il sole. Non ha importanza, però guardate questa luce che sorge. Immaginate questo sole, così come vedete la mia mano che sorge piano piano, immaginate, 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 sale, 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 fino ad arrivare al massimo, allo zenith. Quando arriva allo zenith, rimanete con questa immagine, con questa luce, fondetevi con questa luce, immaginate questa luce, addormentatevi con l'immagine di luce. Cioè, questo vi porterà la capacità nel tempo di diventare coscienti anche nell'altra parte. Cioè, è una specie di trasportino per portare la coscienza dalla veglia al sogno. Quindi, però, questa luce a volte vi darà anche fastidio perché dormirete con questa immagine di luce, vi sembrerà di non dormire. Questo è buono perché vuol dire che siete già a metà. Quindi fate questo. La mattina, appena svegli, prima di alzarvi e fare quello che vi ho detto, immaginate nuovamente che siete in questo posto con la luce al centro, comincia a scendere, a scendere, a scendere, a cala, 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 fino a il sole scompare. E siete pronti per alzarvi, perché ricordatevi, come ultima cosa ve lo dico, la luce del giorno fisico è notte per lo spirito, come ho sempre detto, a luce del sole. La luce invece del profondo, del sole occulto interiore, è notte per il giorno semplice della vita di veglia. Ma quella è la verità. Questa è qualcosa che è passeggera. Arrivederci, buon lunedì e i miei rispetti a tutti.